Eccoci qui insieme, sono le 8 e 13 minuti di venerdì 11 ottobre. Ancora ben trovati a questa puntata del Buongiorno Bari. Torniamo a parlare di emergenza casa, lo abbiamo fatto anche ieri mattina con il sindaco di Bari Vito Leccese, ma quest'oggi approfondiamo l'argomento e gli dedichiamo un intero spazio. Lo facciamo con il segretario nazionale del SUNIA Nicola Zambetti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche per l'invito. Allora, intanto ricordiamo come sempre i numeri per intervenire in diretta: 0850146688 per le vostre telefonate, 9998 invece per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Siamo qui disponibili come sempre fino alle 8.30 per tutte le vostre segnalazioni, qualora abbiate voglia di farcene. Segretario, prima di partire ovviamente con la nostra discussione, io ricorderei le parole del primo cittadino Vito Leccese ieri mattina proprio all'interno di questi studi. Riascoltiamole insieme e poi partiamo. Proprio nella giornata di ieri ho incontrato il management dell'Arca Puglia Centrale, Piero De Nicolo e Vincenzo De Candia, con cui abbiamo affrontato il tema delle verifiche del mantenimento dei requisiti da parte di chi occupa gli alloggi popolari. Abbiamo già avviato una serie di iniziative, non solo per continuare il monitoraggio, ma anche per riprendere in carico le case occupate da persone che hanno perso i requisiti. Devo dire che sino ad oggi abbiamo censito almeno 40 su 8.000 alloggi popolari presenti nella città di Bari. Abbiamo individuato in questa prima fase 40 occupazioni senza più il titolo e stiamo provvedendo con le ordinanze di decadenza. Allora, rieccoci qui in studio. Il primo cittadino Vito Leccese ha cominciato insomma questo percorso e ha cominciato il censimento. Abbiamo sentito i numeri. Io approfitto, segretario, invece della sua presenza per dare un quadro generale della situazione a Bari. A Bari e provincia. Intanto credo che il problema dell'abitazione non può essere più affrontato solo a livello comunale. Per quello che le proporzioni che sta assumendo, dice. Ma non solo, il fatto che manchi un mercato dell'affitto non solo a Bari ma in tutta l'area metropolitana, probabilmente è necessario un intervento che coinvolga l'intera area metropolitana. Due, i numeri del sindaco sono molto bassi, diciamo che sono minimi rispetto alla realtà, e allora è necessario in tempi brevi coordinarsi e fare in modo che intorno a un tavolo che discute di questo ci siano anche le organizzazioni sindacali degli inquilini, che sono quelli che conoscono forse di più sia le norme che i costi. Per non voglio dire al sindaco che probabilmente molte cose non sono scritte neanche bene nel programma, i limiti di reddito, le disponibilità, gli alloggi. Allora partiamo da un coordinamento di più assessorati che insieme affrontano il disagio abitativo. Bisogna bloccare. Assessorati, la blocco solo un secondo, perché ad oggi un assessore al patrimonio non c'è. Non c'è. C'è una delega che ha ancora il sindaco, alcune cose sono state delegate al vice sindaco, però il problema è mettersi intorno a un tavolo con competenze, con persone che conoscono la materia, le leggi, e bisogna bloccare le assegnazioni di emergenza. Non è possibile che l'emergenza sia prioritaria rispetto alle graduatorie, ma soprattutto all'interno di quella emergenza si nascondono bisogni non veri. Si nascondono bisogni non veri, gente che chiede diritti che non ha, e allora bisogna riorganizzare il tutto coinvolgendo i sindacati degli inquilini. Bisogna pensare a una nuova politica abitativa che non può essere solo di dare contributi, ma deve riguardare a 360 gradi la città e l'uso del patrimonio pubblico. A Bari ci sono 8.000 alloggi di Arca, ma oltre 2.000 alloggi del comune. Più migliora la gestione di questo patrimonio, più alloggi si hanno da assegnare. In media si liberano 200 appartamenti perché la gente non muore, perché non rinuncia, all'anno. Bene, quegli appartamenti vanno riassegnati e non vanno dati in mano a chi controlla il territorio,
nelle occupazioni abusive. La devo interrompere solo un attimo perché abbiamo un ascoltatore che ci aspetta da un po'. Pronto, buongiorno. Buongiorno Serena, sono Dino di San Paolo. Buongiorno, senti, buongiorno. Io l'anno scorso vi ho fatto venire qui per l'ascensore rotto. Sì, via Candura, mi ricordo bene. Allora, noi qui adesso siamo in macello perché volevo anche farlo sapere al signor Zampetta che qui il portone è tutto rotto, i cancelli rotti, non si può entrare e uscire, entro canta. Ci ricordi il numero civico, Dino? Via Candura 36. 36, perfetto, prego, prego, continua. Comunque qui siamo 10 persone che siamo, 9 pensionati e 9 con il 100% di invalidità che non ci possiamo muovere, come dobbiamo fare? Mi dica lei, mi fa sapere dal signor Zampetta cosa dobbiamo fare, perché l'istituto non ne vuole proprio sapere. Grazie, grazie Dino. Mando un abbraccio intanto a tutti gli inquilini dello stabile di Via Candura 36, perché dopo proprio una chiamata, una segnalazione di Dino, siamo andati là con le telecamere, insomma li abbiamo conosciuti tutti, quindi mando un bacione a tutti. Qui affrontiamo un discorso, se vogliamo, collaterale, che è quello ovviamente della manutenzione poi degli immobili. Affrontiamo un altro problema. Sì. Che è come si gestisce il patrimonio e come il patrimonio venga poi controllato dalla proprietà. Noi siamo convinti che ognuno deve fare il suo mestiere, ma vanno coordinate queste cose. Uno, non è possibile immaginare, io non sono l'amministratore dell'Arca, quindi non sono quello che deve dare la soluzione, però andiamo al Sunia, Corso Mazzini 56, e se l'Arca non fa quello che deve fare o l'amministratore non fa quello che deve fare, abbiamo le azioni giudiziarie, signori. Non si può vivere in una casa agli arresti domiciliari. Non si può vivere in una casa senza che... cioè, che vengono eliminate non le barriere architettoniche, perché sappiamo che ce ne sono troppe, ma fare le manutenzioni straordinarie degli impianti è necessario. Quindi, massima disponibilità dell'organizzazione sindacale ad affrontare questi problemi nelle modalità del confronto e dell'azione nei confronti degli inadempienti, anche condominiali se ci sono, perché non sempre tutti gli utenti poi corrispondono i servizi. Però anche qui la responsabilità non va sulla gente per bene che paga i servizi, l'affitto e quant'altro, ma va nei confronti del proprietario che deve far sentire la sua propria. Cosa manca secondo lei? Un attento monitoraggio, un attento controllo? Qual è il nodo della questione? Dov'è l'inghippo? Guardi, le leggi ci sono, bisogna applicarle. Tutto il patrimonio è autogestito, parliamo di servizi, sono autogestiti, bisogna coordinare i responsabili delle autogestioni e renderli responsabili della buona gestione, e quando questi non funzionano licenziarli, buttarli via, perché alcune responsabilità possono degli utenti e degli amministratori responsabili di autogestione. Però dico sempre, signori, ci sono le organizzazioni sindacali, venite, organizziamo iniziative e vertenze nei confronti di chi, degli amministrazioni comunali o Arca, che non rispondono alle vostre esigenze, ai vostri diritti, così come il dovere è quello di corrispondere ai canoni di locazione. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. C'è una minima attenzione veramente alle barriere architettoniche, non c'è una vera e propria attenzione, ma anche, guardi, non solo per il discorso Arca e quant'altro, ma anche sui marciapiedi di Baia, alcuni marciapiedi non hanno gli scivoli. La cosa più banale, non ci sono scivoli per i portatori di handicap. Le cito uno, Corso Mazzini, angolo via Ettore Fieramosca. Il disabile deve scendere per strada, deve fare il giro per strada, deve andare di fronte per strada, deve salire per strada. Non c'è la cultura del disabile, non c'è la cultura. Bari non è una città vivibile per un disabile. Bisogna mettersi in sedia a rotelle,
e farci un giro, perché la gente che cammina se ne frega. Chiaro, chiaro. Grazie, grazie mille. Perdonatemi se vi interrompo, ma abbiamo poco tempo. Segretario, al netto di tutto quello che stiamo dicendo, è comunque un dato di fatto che il sindaco di Bari, Vito Leccese, come primo provvedimento ha stanziato dei fondi per il contributo ai fitti. Questa comunque è una cosa buona secondo lei oppure no? Bene il sindaco Leccese. Denota quantomeno un'attenzione. Bene il sindaco Leccese come primo atto a reperire risorse per aiutare le famiglie a pagare il canone di locazione, perché il governo è da 2 anni che non finanzia questo, questa legge, perché non è un, e c'è una legge che dice che tu governo ogni anno devi, è da 2 anni che non lo fa, ma anche quest'anno nella nuova finanziaria non ci sarà nulla. Bene, con queste risorse si copriranno soltanto i redditi inferiori a 14.500 euro, quindi una piccola parte delle famiglie, però è un fatto positivo. Però non è possibile affrontare la questione solo con i contributi. Occorre avere una regia a 360 gradi nella città dei vari problemi e le esigenze, e d'intesa con più assessorati mettere rimedi. Torno a dire, è importante perché l'assessorato al patrimonio e all'edilizia pubblica da sola non può risolvere i problemi, ma non è possibile che tutti pensano di essere in emergenza perché non posso vivere con mia madre, perché voglio andare via da casa, perché bisogna regolamentare meglio. Però ci sono, è giustissimo quello che lei dice, ma ci sono anche delle situazioni emergenziali vere. Dobbiamo scindere, dobbiamo analizzarle, dobbiamo vedere. Non è un'emergenza il fatto che io voglio la casa, la voglio lì e basta. Certo. Non è un'emergenza. Può essere in alcuni casi molto particolari, ma in tutta questa operazione ci vuole il confronto e la partecipazione degli utenti, che sono i sindacati degli inquilini, che finora non hanno ancora avuto un confronto con il sindaco, che stanno chiedendo all'amministrazione comunale un confronto per gli accordi comunali sui canoni di locazione. Il comune deve rivedere l'IMU e ridurre le agevolazioni da 250 a 128, perché il governo, che dice che non vuol mettere le tasse, scarica sui comuni la rideterminazione dell'IMU e non ha ancora fatto il sito dove le delibere devono essere pubblicate. Nei prossimi mesi il comune avrà questi problemi. Uno, rivedere l'IMU, le impone un decreto ministeriale. Due, approvare un bilancio di previsione. Bene, confrontiamoci come il problema della casa sta in questo bilancio di previsione e come l'IMU possa essere utilizzato in modo equo, sia per agevolare le famiglie, i proprietari che affittano l'alloggio, sia per fare quei controlli necessari dove alcuni B&B non pagano l'IMU perché il proprietario, pur facendo un'attività commerciale, ha la residenza là dentro. Ci sono questioni che possono essere affrontate e dare non la soluzione del problema, ma una serie di input per poi riportare tutto nella legalità, trasparenza ed efficienza di una pubblica amministrazione. Quindi, ricapitolando, voi chiedete un confronto con il primo cittadino e l'istituzione di una vera e propria cabina di regia? Sì, questo è quello che noi chiediamo e questo significa anche che noi abbiamo delle proposte di funzionamento, di controllo, ma noi abbiamo i nostri iscritti che sono delle sentinelle nei quartieri, sono quelli che ci vengono a dire quando avviene l'occupazione abusiva, quando sta avvenendo, chi paga, chi non paga. Noi siamo delle sentinelle che le amministrazioni ci devono utilizzare per riportare legalità. Perché secondo lei non lo fanno? Ma è una cultura dello stesso governo, ci si convoca quando hanno già deciso, no? Abbiamo deciso invece di fare un confronto. Del resto in questi ultimi 20 anni stiamo assistendo sempre più all'esclusione delle associazioni intermedie. Il rapporto deve essere diretto tra l'amministrazione e il cittadino, saltando quelli che hanno una visione complessiva del problema e indebolendo le istituzioni e la democrazia.
meno, più si saltano le organizzazioni sindacali, le organizzazioni intermedie, meno democrazia ci si crea nel nostro paese. Noi siamo in chiusura, da ultimo Nicola Zambetti, dunque quali saranno i prossimi passi del SUNIA? Intanto noi stiamo chiedendo al governo un confronto sul disegno di su una petizione popolare che abbiamo presentato con 50.000 firme. E con la finanziaria faremo le nostre proposte di modifica per mettere il fondo di sostegno in affitto, e al ministro Salvini chiediamo il famoso piano casa che annuncia e non c'è mai. C'è di peggio, e presso il ministero ci sono 1.381 milioni di euro della Comunità Europea per le case popolari che non vengono destinate a. Questo lo doveva fare entro settembre, non lo ha fatto. Due, mi auguro che dopo questa trasmissione possiamo incontrare l'amministrazione comunale come sindacato degli inquilini e lì porre tutte le questioni, a partire dalla legalità nelle assegnazioni, più che legalità direi trasparenza nelle assegnazioni di emergenza, perché poi le vere emergenze non sono quelle che stanno dietro la porta, ma sono quelle che hanno più dignità e che hanno lo sfratto, non possono pagare l'affitto, vivono un disagio e non hanno il coraggio di portarlo dietro la porta dell'amministrazione comunale. Noi abbiamo questi casi, vorremmo che insieme all'amministrazione comunale dare il nostro contributo a risolvere in modo complessivo la questione e anche a fare in modo che il tutto venga visto in un'area metropolitana. Torneremo certamente a parlare di questi temi, grazie come sempre per la disponibilità al segretario nazionale del SUNIA Nicola Zambetti per essere stato con noi, grazie, grazie mille voi, segretario. Grazie. Grazie a voi per averci seguito, per essere intervenuti, sono le 8:30 minuti, qualche istante di musica, torniamo subito con altre notizie.